Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Di buona mattina, siamo qui nel cuore di Capri. Ci stiamo avvicinando ai giardini della Flora Caprense, dove c'è anche la struttura congressuale e dove c'è la sala del cinema e dove dovrebbe anche sorgere, come voleva l'ex amministrazione De Martino, un parco giochi molto molto risicato. La giunta comunale martedì 3 settembre al gran completo, su proposta del sindaco Marino Lembo e a cui hanno collaborato gli assessori uno per uno, ha deliberato interventi di riorganizzazione delle localizzazioni degli uffici e dei servizi comunali e di riqualificazione degli immobili e delle aree esterne del complesso dell'ex albergo internazionale. Una vera e propria rivoluzione. Rivoluzione perché i giardini della Flora Caprense diventeranno in effetti una piazza. Questi muri che adesso voi potete vedere andranno tutti quanti giù. Una vera rivoluzione. Il parco giochi che noi chiamiamo il par ghetto che voleva realizzare l'ex amministrazione andrà via da lì perché era troppo angusto, era pericoloso, non era collaudabile come parco giochi, insomma era un vero e proprio disastro, una cosa all'amministrazione De Martino vera e propria. Il parchetto giochi verrà qui, questa sarà una piazza aperta, via tutti quanti giù i muri, via tutti quanti giù gli ostacoli. Il cinema verrà anche integrato con la possibilità di creare una struttura sottostante a livello stradale per creare un'attività teatrale, cosa che si dice da 30 anni qua a Capri ma che adesso finalmente verrà realizzata. Verranno razionalizzati gli uffici, verranno spostati alle spalle del centro congresso gli uffici dell'ASL, gli uffici e servizi sociali, andranno tutti quanti all'ex mercatino comunale dove ci sarà un centro giovani e un centro anziani. Tutto integrato, tutto funzionale. Andiamo un po' a vedere cosa stanno facendo con questi lavori, giusto per renderci conto che veramente si vuole realizzare un parchetto. E poi in tutto questo ci sono anche gli ex amministratori dell'amministrazione De Martino che insistono che in 3 mesi questi lavori sarebbero finiti. Lavori che in effetti sono cominciati così a rilento in mano a loro che dire che in 3 mesi venivano completati in una grande bugia. Questa è una parte della concessione data al gestore del cinema, dove oltre a esserci le stanze delle associazioni, i caprisi, ci sono gli uffici della Gori e di una società privata a cui il gestore ha affittato i locali. Non sappiamo se questa la concessione consentiva di farlo, ma certamente non lo vieta espressamente, ma certamente comunque non era consentito fare questa cosa. Come vedete qui sarebbe iniziato questo parco giochi tra rampe che avrebbero sottratto quel poco di spazio che c'era proprio all'uso dei bambini e non so se vi sembrano lavori che in 3 mesi sarebbero stati completati. Ci vuole un bel coraggio. Di qui invece si accede alla sala Foglio, intitolata a questo ragazzo di Capri a cui veramente si è tutti quanti affezionati, che non c'è più, e che è stata un'altra spesa folle del porto turistico, una sorta di sede di rappresentanza, per cui non facendo l'amministrazione di Martino con i fondi comunali, ha giustificato con la scusa di questa sede di rappresentanza del porto turistico questo intervento. Questa è un'altra cosa che il porto turistico dovrebbe lasciare quanto prima, dovrebbe cedere al comune, perché potrebbero farsene ben altri usi che di una sede di rappresentanza. Immaginate già se andranno via tutti i muri di cinta, questa sarà una vera e propria piazza, si creerà una nuova piazza, andranno via tutte queste strutture, l'area di sosta e ricarica per i carrelli elettrici dei servizi di volontariato. Con questa delibera l'amministrazione comunale cambia completamente il volto al parchetto che non verrà più realizzato, che sarebbe stato veramente una delle più grandi bufale
che si potevano far credere. Addirittura c'è stato chi ha fatto raccolte di firme tra le mamme per chiedere la ripresa immediata di questi lavori, di questa grande opera, che è in effetti una vera e propria schifezza, veramente un'offesa ai bambini. Adesso usciremo su via Sella Orta, da quest'altro ingresso, e ci avviciniamo alla parte degli uffici comunali, così da meglio concepire. Questi sarebbero i bagni pubblici, le cui condizioni credo che siano sufficientemente penose. Dimmi un po' se questo qua può essere un bagno pubblico dove vengono i turisti, guardate. Tutti i fili all'occhiello. Non c'è una cosa per cui l'amministrazione Martino verrà ricordata in questo paese, stroncata dall'elettorato che l'ha bocciata definitivamente. Immaginate quanti spazi vengono recuperati alla pubblica fruizione. Poi vi faccio passeggiare un po', ci stiamo avvicinando all'ex albergo internazionale, dove oggi sono presenti una serie di uffici, come questo è l'ufficio anagrafe del Comune di Capri. Questo sarebbe l'ufficetto della Protezione Civile. Speriamo non accada niente qua a Capri. E ora ci portiamo sul versante via le botteghe. La piazza con tutti i servizi e tutto sarà collegata anche direttamente con via le botteghe. Tenete conto che ora sono le 8:20 di mattina. Stiamo registrando la prima puntata della trasmissione Piazzetta Pulita, una mia trasmissione storica. E grazie al contributo video, la trasmissione vi farà vedere le cose direttamente e vi farà rendere conto di quello che è. Ora siamo proprio sul fronte dell'ex albergo internazionale. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Qui c'è l'ingresso ai servizi. Qui sono i servizi sociali, c'è il centro documentale, c'è l'ufficio dell'ASL e l'ufficio dell'INPS. Il centro documentale dovrebbe essere spostato su quest'altro versante qui, alla mia destra. E qui dovrebbe venire una grande apertura che porterebbe direttamente sulla nuova piazza che si va a creare con i nuovi servizi, per cui molto 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 più funzionale. Poi invece qui su quest'altro versante ci sono gli uffici dei lavori pubblici, dove c'è il goto del potere. Pensate quanto è grande questa struttura, a parte le condizioni in cui viene mantenuta, è sufficientemente discutibile. Buongiorno, abbiamo anche il responsabile dell'ufficio dei pubblici, diciamo della Matassa. Pensate, è già un ufficio comunale che non ha un ascensore, tutte rampe di scale. I commenti a voi, questa è la prima puntata della trasmissione e buona giornata a tutti.